detenuti psichiatrici che secondo a nostro avviso non possono avere le cure che potevano avere un ex OPG. Prima negli OPG c'era un medico per ogni sezione. Oggi c'è un medico solo, che è il medico quello dell'istituto, e qualche infermiere, mentre prima c'erano un numero di infermieri, quindi i detenuti psichiatrici potevano ricevere anche delle cure idonee. Non solo questo qua, le aggressioni sono aumentate al personale perché i detenuti, non avendo dei farmaci idonei con continuità, essere seguiti, è diverso quando era, quella aveva una struttura proprio da ospedale, cioè sotto certi aspetti. Quindi, oltre ad esserci poi la sicurezza della polizia penitenziaria, c'era un discorso clinico diverso rispetto al trattamento che viene fatto oggi come circondariale. Allora, credo che un problema governativo deve far emergere queste problematiche, perché questi detenuti psichiatrici sono un po' in tutti gli istituti suddivisi e non è possibile poi poterli gestire in maniera idonea. Se ci sono tutte queste aggressioni, è proprio perché i detenuti psichiatrici non hanno le cure per poterli aiutare, e del resto poi sono, diciamo, c'è una difficoltà nel gestirli, sia del personale di polizia penitenziaria, ma anche degli stessi detenuti sani, che poi hanno difficoltà a tenerli nelle camere di detenzione. Quindi è tutto un sistema che non funziona. Guardi, noi quando abbiamo visto che c'erano i blindati fatti in plexiglass, ancora non modificati, cioè alcune stanze di detenzione c'erano le mattonelle, perché la cura si doveva fare in un determinato modo, a livello di igienizzazione e di quant'altro. Cosa è successo invece? Che queste mattonelle poi vengono smantellate da questi detenuti psichiatrici, lanciate contro il personale. Quando sono giù, hanno anche un problema di escrementi che lanciano contro il personale. Insomma, una Cioè, è situazione veramente. sia strutturale che logistica da rivedere totalmente. È drammatica. Guardi, ma questo è un problema che ora si deve porre anche il governo, perché quando furono chiusi gli ospedali psichiatrici sembrò una cosa innovativa, una cosa, ma di fatto poi i detenuti psichiatrici ci sono, esistono. Le REM non sono in condizione di contenerli, cioè perché non è che si possono portare determinati detenuti con determinate patologie, determinati crimini nelle REM. Cioè quindi è una situazione che deve essere vista dal governo tutto, dal ministro. Credo che questi problemi emergono in tutti gli istituti, in particolar modo, parlando di Barcellona, forse hanno dimenticato che è stato trasformato in casa circondariale.